Celsius, 28. The air temp is 24 Celsius. Follow car number 35. Nice and neat, stay out of trouble. Thank you.
track limits. Lose the nail. Stewards have warned us for cutting the track. Keep it between the white lines. There's a car rejoining. Piazza and it's in front is now 1.3. B13. Is now leaving. It's a car leaving a pit lane.
sky in. The gap's now 0.9.
estimate 6 minutes of fuel left. Sector 2 time is okay. Track limits. All right, Daniil. Very little fuel left. Pit this lap. In this lap. Klein is now in the lead. Okay, then 10 minutes to go. That's 10 minutes left. Okay, 20.
your apexes. Wait for the chances to come, mate.
used. Un altro giro lo avrei fatto volentieri. Gara conclusa. No, ne ho ancora uno, cazzo, vaffanculo. Fine, ho fatto cazzate. Bene ragazzi, sono arrivato un merdesimo, cioè quattordicesimo, ma mi sono divertito e le ho sbagliate tutte. Ho fatto tante di quelle cazzate in questa gara, che però, visto che ho la telecamera in accesa, metterò lo stesso su YouTube a dimostrazione del fatto che non conta vincere, non conta essere bravi, non conta essere i migliori, ma conta divertirsi. Mi sono divertito tantissimo durante il test a coda, riprenderle in mano e a non finire chissà dove, in una pista che comunque avrete capito è la prima gara che faccio sull'American Circuit. È una pista che nelle prove non ho mai digerito, non l'ho digerita neanche in questa gara, ma del resto da qualche parte bisogna pur cominciare, e bisogna cominciare dal basso. Sì, lo ammetto, ho fatto veramente cagare in questa gara, ho sbagliato anche la quantità di benzina a bordo, ho esagerato, il setup secondo me è ancora lontano dall'essere a posto, ma voi sapete che io sono per il setup a sbattimento zero. Se c'è una cosa che non posso fare è insegnarvi a
guidare, perché non è che mi esca proprio bene, o quantomeno mi esce sufficientemente bene per divertirmi come un bambino stupido, non abbastanza per fare i tempi da super video su YouTube, perché ho girato pari al miglior tempo del Black Paint. No, non è il mio caso. Quindi se riuscite ad apprezzare il quanto mi sono divertito, allora voi insegnate qualcosa, cioè a divertirsi sempre, che si vinca o che si perda. E visto che io per vincere devo mettere l'abilità dell'intelligenza artificiale a uno, difficilmente vincerò. No dai, non è vero, io normalmente parto 18esimo proprio per divertirmi, però di solito con l'intelligenza artificiale tra il 92, 94, 95 massimo a seconda della pista, riesco a divertirmi abbastanza e arrivare, diciamo, nelle prime 5-6 posizioni, perché per me conta quello, cioè risalire la china. A Cota, no, non è Cota, l'American Circuit, non so neanche dove cazzo sono, da tanto poco ho usato questo circuito. Comunque qui la cosa non mi riesce bene, parcheggiamo un po' dove cazzo mi pare, perché io ho tolto anche questo che saltella, ho tolto anche i meccanici. I ragazzi mi sono divertito, avrete capito che non ho fatto grandi numeri, ma ciò che conta è togliersi il casco, perché voi sapete che io sono così coglione ad avere il casco e avere il sorriso stampato sulle labbra. Grazie per essere stati con me e vi aspetto al prossimo video dalla 14esima posizione. Ciao a tutti, alla prossima.